E lo scrive Luigi Micio. Un caro saluto ai vostri ospiti, in modo particolare all'amico Andrea Persia. Il prossimo messaggio. Scusa. Ok. Prossimo messaggio dice: da Laureti a Laureti il prodotto non cambia. Certosa 94, sempre vincente. Forza ragazzi dell'Aprilia, non mollate mai. Un altro messaggio per Andrea Persia. Andrea Persia, sei un grande, sia come tecnico che come uomo. Firmato Tarquinio Deli. E... grazie anche a lui molto. Un altro messaggio dice: grande 5-0 dell'aprile 97 a Lanzio Lavinio, forza ragazzi. Io vi ricordo il nostro numero è il 331 56 331, l'ho dimenticato. Succede anche questo. Un applauso a Enrica Pelle, dai, dai, va bene. Allora. Fa le ore piccole, io ho sempre detto ad Arcore. Anche lei, no. Andrea, due personaggi, insomma, Tarquinio, che è stato il tuo direttore sportivo per anni. Tarquinio è stato un direttore sportivo dove tra l'altro abbiamo fatto molto bene quando stavamo con lui, molto bene di lui. E poi comunque cioè, ci lega un rapporto anche d'amicizia. Una persona eccezionale, al di là dell'aspetto tecnico. Sì, sì. Bravo tecnicamente e poi dopo c'è proprio un rapporto umano importante che dura. Nel tempo anche lui. Come? Io dicevo ha soltanto un neo che è laziale, però no, Ciro quello diceva che anche piace, tu a me piace pure quello. Sono uniti in questa disgrazia. E poi Luigi Micio, che comunque è un tecnico molto valido, emergente, giovane, che sta dimostrando di lavorare molto bene. Fa piacere, no? Comunque instaurare dei rapporti che esulino dall'aspetto meramente tecnico. Questo sicuramente, perché poi dopo tanto domenicalmente si poi incontrano tutti, si rincontra sempre, quindi è normale che sia così. Vediamo invece il campionato, Andrea, Juniores di Eritta, anche perché anche qui ne sono accadute delle belle. Nel girone A il Sette Bagni in settimana ha cambiato guida tecnica, ha dovuto lasciare mister Migani per motivi personali, è arrivato, è subentrato Gigi Lenzi, soluzione interna, l'ex mediano della Cremonese al suo esordio, ferma niente meno che la capolista Ostia Mare, secondo pareggio per quanto riguarda, intanto questa non so che classifica sia, questa è il girone B, andiamo a vedere ancora il girone A, nel girone A come detto l'Ostia Mare impatta per 2-2 contro il Sette Bagni, secondo pareggio consecutivo per l'Ostia Mare, non c'è verso di vedere il girone A della Juniores, niente, vabbè, ok, perfetto, comunque dicevo impatta per 2-2, secondo pareggio dopo quello del Fiumicino, la Torte Teste invece, anzi il Football Club, vittoria importante perché vince proprio contro il Fiumicino, la Torte Teste batte sonoramente il Canale Monterano. Torna alla vittoria la Vigor per Conti e importante successo invece in chiave play-out della Dispoli di Graniero, che torna così a vincere, questa è la classifica e si è in giro di due settimane notevolmente ristretta. Nel girone B, seconda sconfitta consecutiva per l'Artena di Centra, che si allontana dalle zone importanti. Vince invece il Tor di Quinto del Savio, grazie a una super punizione di Iannelli che doma proprio i rossoverdi. Il Tor Sapienza ne approfitta e sale al terzo posto. Mentre possiamo scorrere anche le immagini delle classifiche legate al campionato della Juniores regionali per vedere chi è già in odore di elite, anche perché nei vari gironi, a parte qualche duello al vertice, ormai qualche cosa già si può delineare. Io vi ricordo che il 2 febbraio, quindi dopodomani, al campo Bettini andrà in scena un triangolare importante perché è in ricordo di Alessandro Bini, organizzato ovviamente da Adelia e Claudio. È un triangolare che vedrà intanto la categoria Juniores come categoria di riferimento e vedrà scendere in campo la Polisportiva Ciampino, che quest'anno poi ospiterà anche il memorial dedicato ad Alessandro Bini, quindi si cambia un po' rispetto al passato, la Romulia ed il San Lorenzo, sono squadre formate per la maggior parte proprio da ex compagni di Alessandro che proprio a febbraio avrebbe tagliato il traguardo dei 18 anni se non fosse stato per quel maledetto rubinetto a via Demetriede. Comunque, quindi il 2 febbraio chi vuol partecipare, essere vicino a Delia e Claudio ma anche vedere il buon calcio è atteso all'impianto del Cinecittà Bettini. Vediamo anche il servizio che abbiamo curato per voi per questa categoria, il nostro
però Alessandro Serra questa volta è sceso dalle elite regionali e ha curato per noi il filmato tra Casal Barriera e Real Tor Sapienza. È il 27esimo della ripresa, il minuto chiave di Casal Barriera Real Tor Sapienza. Il colpo di testa di Zerboni regala ai padroni di casa 3 punti e soprattutto l'aggancia rivali al secondo posto in classifica. Squadre schierate a specchio, De Santis punta centrale del Casal Barriera, Jelasi vertice offensivo per il Real Tor Sapienza. Primo tempo spezzettato, tante interruzioni e poche occasioni. Il primo lampo dei padroni di casa è un tiro grosso di Miccio troppo alto per la testa di Regnoli. Ospiti che replicano con una bella iniziativa personale di Fraschetti, al quale solo un bravissimo Marano toglie la gioia del gol. Le tante interruzioni non favoriscono lo spettacolo, ospiti che ci provano su punizione con Gandolfi, il destro è potente ma impreciso. Su punizione anche la replica del Casal Barriera, Micale di testa, non trova di poco lo specchio della porta. Tor Sapienza di nuovo in avanti al 35esimo, Pascali lancia in aria Fraschetti che però sbilanciato calcia male sul fondo. 5 minuti dopo il Casale ha la palla buona sul destro di Faccioli, che però svirgola col destro, palla sul fondo. Ospite l'ultima occasione della prima frazione, Afrie prova il destro al volo dalla distanza, palla alta sulla traversa. Ripresa decisamente più vivace, al 9° brivido per il Casal Barriera, cross di Matola, traiettoria insidiosa che si stampa sulla traversa. Al 15° padroni di casa vicinissimi al vantaggio, destro dal limite di Zerboni, Cedrone si distende e respinge. Regnoli arriva a colpo sicuro ma trova il corpo di un difensore a respingere la sua conclusione. Lo stesso Regnoli protagonista pochi secondi dopo, contatto in area Cedani che sembra da rigore, l'arbitro lascia correre. Buon momento per i padroni di casa, sinistro dal limite di Micale deviato in calcio d'angolo. Ci prova anche Siciliani su punizione, destro impreciso, palla sul fondo. Si arriva così fino al 27esimo quando sul calcio di punizione in area di Regnoli Zerboni di testa trova la deviazione vincente sotto misura che batte Cedrone e regala il vantaggio al Casal Barriera. Ospiti che provano subito a scuotersi, Pelagalli su punizione trova i pugni di Marano. Dalla parte opposta, a sinistro dalla distanza di De Santi, salto sopra la traversa. È la fase più avvincente della gara, gli ospiti ci provano con gli Elasi ma il suo destro non crea pericoli a Marano. Dalla parte opposta punizione di Micale, palla alta non di molto sopra la traversa. Sul cambio di fronte Pelagalli prova la gran giocata in acrobazia ma colpisce male ed il pallone scivola sul fondo. Lo stesso Pelagalli al 39esimo offre al neo entrato Libutti la palla del pareggio, piatto destro alto sopra la traversa. Padroni di casa che tornano a farsi vedere al 42esimo con un calcio di punizione di Regnoli controllato a terra da Cedrone, mentre in pieno recupero ultima opportunità per gli ospiti, punizione dal limite, sinistro di Pascali, palla sul fondo. Finisce 1-0 Casal Barriera che raggiunge Real Tor Sapienza al secondo posto a quota 35 punti. Per gli ospiti è il quarto KO stagionale. Grazie al servizio di Alessandro Serra. E allora entriamo nella categoria che riguarda proprio i nostri ospiti, ovvero quella dei giovanissimi di Elite. Intanto che vediamo le schermate, chiedo un volontario per chiederti come è andata oggi, poi vedremo anche le immagini. È stata una sconfitta dopo 11 tentativi consecutivi. Allora, oggi è stata una partita molto combattuta contro la Vico Perconti. Purtroppo abbiamo perso, ma ci è mancato molto il gioco. Non riuscivamo molto a giocare la palla, saltavamo spesso la linea del centrocampo con i lanci lunghi della difesa e questo ci ha un po' penalizzato, dovevamo giocare come sapevamo. E non l'abbiamo fatto, quindi abbiamo perso, siamo stati un po' disattenti dietro, ma bene o male è andata così, ci rammarichiamo per le occasioni perse. Però un pizzico d'attenzione in più si poteva portare a casa il risultato, anche perché se non sbaglio vincevate al termine del primo tempo. Hanno passato in vantaggio nel primo tempo, poi appena entrato il secondo tempo abbiamo subito il gol e siamo stati poco attenti e non c'è stata una reazione decisa quando siamo passati in svantaggio. Domenica prossima contro? Libertas Centocelle. Quindi riscatto immediato, insomma. Ci proveremo, però, come sempre. Assolutamente non sì. Sarà una partita a influenzarci. Sì. Chiedo anche a chi ha il microfono in tribuna. Che si vuole esporre, uno è stato occultato. La parte destra che l'ha nascosto. Attenzione. Siamo proprio lì. Vediamo il fiammifero. Dall'altra parte, vabbè, va benissimo. Oggi poi vedremo anche le immagini. Comunque avete per un basso tratto messo paura alla Vico Perconti. 1-0, avete rischiato anche di raddoppiare. Poteva essere veramente una bella giornata. Beh sì, io non,
Non sono entrato dai primi minuti, però so che è stata una bella partita questa qua. E però sono entrato al secondo tempo e so che è stata una dura battaglia. Che possiamo dire al mister? Come, come tecnico? Non è il nostro mister, però so che... No, intendevo il vostro mister, dico, non è qui, però dico, che possiamo dirgli? Magari ci vede da casa. No, il nostro mister è un bravo allenatore e ci fa allenare molto durante la settimana e ci dà degli obiettivi, anche per caricarci moralmente. Quindi comunque complimenti, perché siete la squadra rivelazione di questo campionato, avete messo dietro squadre importanti, squadre blasonate. Ciro, spero insomma possa essere così fino alla fine, anche perché magari vedere l'Aprilia nelle fasi finali, nelle final six, e poi chissà, magari sarebbe una soddisfazione, un'ulteriore soddisfazione, perché insomma spesso siamo riusciti a fare finali almeno con i giovanissimi regionali, insomma. No, io in questo, scusami Luca se intervengo, credo che insomma possa essere doppiamente felice la dirigenza, anche perché spesso e volentieri si è parlato di un'Aprilia più dedita alla costruzione della prima squadra piuttosto che per il settore giovanile. Mi sembra che insomma i risultati delle varie categorie stiano dicendo il contrario, ossia non solo prima squadra ma anche profonda attenzione rispetto alle dinamiche del settore giovanile, no Ciro? Certo, sì, sicuramente. Diciamo, il mio lavoro, se non alle spalle non avessi una società solida che mi permettesse, mi permetterebbe insomma di poterlo fare, praticamente non potrei avere la possibilità insomma, di allestire questi gruppi insomma, per essere abbastanza competitivi in questi campionati importanti. Anche perché poi oltretutto insomma è importante, è vitale anche per la costruzione della prima squadra, perché sì, insomma Aprilia ha bisogno dei suoi figli anche da questo punto, cioè, di vista. Infatti, no? Insomma, abbiamo pure qualche ragazzo che è direttamente dalla prima squadra, esatto, dal settore giovanile, esatto, in prima squadra, e l'obiettivo sarebbe quello di poterne portare sempre di più. Insomma. Assolutamente, tenendo ben presente l'obiettivo. Che insomma si sta ormai quasi toccando con mano un derby col Pomezia, con Latina anche soprattutto, direi insomma sarebbe una cosa, siamo in mezzo, sarebbe un bel trittico, sì. Monterotondo permettendo insomma. È lì chissà che sempre sto Monterotondo la famosa ruota, no? chissà non allora altro. Noi vediamo proprio il filmato che riguarda il campionato giovanissimi. Intanto mi ero dimenticato, scusate, nel campionato giovanissimi va sottolineata la vittoria dell'Urbe Tevere, ma soprattutto la vittoria della Spezia Artiglio contro il Tor di Quinto. 1-0 Tor di Quinto e perde quindi leggermente rispetto alla capolista, e il Ladispoli invece di Stuccilli che vince e ottiene 3 punti importanti e preziosi, addirittura se non vado errato adesso è al terzo posto. Andiamo a vedere poi la gara proprio tra Vigor Perconti ed Aprilia. Vincere per avvicinare la regina del girone B, quella nuova Tor del Teste che dall'alto dei suoi 48 punti può approfittare dello scontro odierno al Vigor Post Center. Nel match d'andata scaturì un pirotecnico 4-3 per i Blaugrana. Oggi il ritardo di 6 lunghezze dai di rimpettai dell'Aprilia. Ospiti in gran forma e reduci dal 4-1 casalingo inflitto alla Procalcio. Il primo squillo è di marca ospite. Al sesto Giacoglia, in precaria coordinazione, spedisce alto. Al nono rispondono i locali con questo tiro a botta sicuro di Della Vedova, stoppato in tackle disperato da un avversario. Dagli sviluppi del successivo corner, Martelli fallisce clamorosamente l'occasione del vantaggio, spedendo fuori da pochi passi. La partita è godibile, con due compagini che si affrontano a viso aperto. Al minuto 20, Violetto angola troppo la conclusione. Mentre al 28esimo Mari fa le prove generali per il gol, impegnando severamente Badii con questa spizzata di testa. Ed ecco dunque che alla mezz'ora lo stesso numero 11 di Fattori trova l'angolo lontano con un tiro a giro dal limite. 1-0 e squadra negli spogliatoi. Ripresa più intensa e fisica, ne consegue un gioco più spezzettato. Al terzo Ricci potrebbe chiudere i giochi ma è impreciso. La legge del calcio non perdona e 2 minuti più tardi Benedetti, neoentrato, rimette tutto in equilibrio con questo tocco di destro.
La reazione ospite è immediata e Badii si deve superare al settimo per evitare il nuovo vantaggio azzurro. La pressione ospite si affronta.